Pagina della cultura, come vi dicevamo, dalla Nazione, parla il direttore artistico del Festival dei Due Mondi Ferrara. Ecco le novità del mio festival. L'inaugurazione sarà con l'opera, crescono le capienze del Teatro Romano e di Piazza Duomo, si spera nel turismo. E questo per la Nazione. Andiamo ora a vedere le pagine di sport. Ripartiamo dal Corriere dell'Umbria, lo vediamo tra brevissimo. E allora, la pagina di sport, la carichiamo velocemente. Siamo, ecco qua, questa è le pagine ancora di cronaca. E allora le pagine di sport partono dal grifo, ok, alle sedute di gruppo. Il campionato riparte il 20 giugno con la sfida di Ascoli, chiusura il 1 agosto, poi playoff e playout. Oggi giornata cruciale, secondo ciclo di tamponi alle 15.30, allenamenti al Curi. Ancora, volley Superlega, la donazione dei sirmaniaci al Santa Maria della Misericordia. I Black Devils hanno consegnato al commissario Omnis tute, antivirus, visiere, occhiali e copriscarpe. E poi ancora, volley Superlega, Piccinelli, altri 3 anni con la Sir, con Colaci dice, un grande legame. E poi, sempre per le pagine di sport dal Corriere, Fere, c'è la data di Coppa. Si parte in stile Serie A con la finale per la coccarda tricolore contro la Juventus Under 23. Domenica 28 giugno, gara secca o d'andata, poi playoff facoltativi domenica 12 luglio. La Ternana pronta, mercoledì tamponi, resta in piedi l'ipotesi con 2 gironi di B e le 3 di Lega Pro. Ancora volley di A1 femminile, Ortolani Perugia, che bello ritrovare Angeloni e De Giulio. Infine, per i motori, da Magione, battesimo ufficiale a Magione per la scuderia della Vipera. Test qualificati hanno rodato la macchina organizzativa dell'autodromo dell'Umbria. E poi chiudiamo con il Messaggero, la sua pagina di sport, grifo Cosmi pigia lo start, ripresa con l'incognita interruzione bis, importante vincere già ad Ascoli, oggi discorso di Serse ai grifoni, lunedì assemblea di Lega per calendario e piani B e C per i biancorossi, 10 partite in 41 giorni senza respiro. Ternana, il calcio giocato riparte dalla finale di Coppa Italia, patron Bandecchi, al massimo mercoledì faremo i tamponi. E poi per il Foligno, termoscanner e drone, Foligno Rugby riparte così. Bene, questo per le pagine di sport. No, c'è tempo anche per farvi leggere un titolo di scherma. Tiberi, torniamo più motivati di prima. Questo dal circolo scherma di Terni. Dicevamo, questo per chiudere. Allora, guardiamo che cosa dobbiamo attenderci per il meteo, lo facciamo con le schermate. Allora, ancora avremo nubi e possibilità di pioggia per la giornata odierna, una certa instabilità che proseguirà anche nella giornata di domenica, quindi portate l'ombrello. Anche le temperature chiaramente saranno un po' più rigide di quelle che potremmo aspettarci in questo periodo. È davvero tutto, grazie per averci seguito, buona giornata. Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo dei bonus che il decreto legge rilancio ha inserito nel proprio corpo legislativo. Si tratta del credito d'imposta sulla sanificazione degli ambienti, e questo credito d'imposta va considerato un credito spendibile nella dichiarazione 2021. Come molti altri crediti d'imposta, è evidente che è possibile spenderlo quindi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ma soprattutto in virtù di una dichiarazione fiscale, quindi nel momento in cui si deve pagare un'imposta questo credito può essere compensato. Che cosa riguarda? Riguarda l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di protezione individuale, dispositivi di sicurezza atti a garantire la sicurezza interpersonale, e naturalmente questo tipo di credito non concorre alla formazione né del reddito né dell'IRAP. C'è da dire che il vecchio articolo 64 del decreto Cura Italia è stato quindi abrogato in funzione di questo nuovo, e c'è da attendere a questo punto il provvedimento attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dal 19 maggio 2020, che è la data di entrata in vigore del provvedimento DL Rilancio.
Chi ne può beneficiare di questo credito d'imposta? Beh, ne possono beneficiare le imprese, naturalmente, i lavoratori autonomi, e spetta nella misura del 60% di un limite di spesa di 60.000 euro. Questo è quello che dice l'articolo 125. L'articolo 120 invece si occupa di un altro tipo di credito d'imposta, cioè quello che riguarda gli adeguamenti dei luoghi di lavoro. È una nuova disposizione che permette l'utilizzo di un credito d'imposta nella misura del 60% fino ad un massimo di spesa di 80.000 euro e riguarda una tipologia di interventi necessari al contenimento, certo, contro la diffusione di Covid-19, compreso il rifacimento di aree e spazi comuni, quali mense, spogliatoi, spazi medici, ingressi comuni, quindi tutte quelle opere che si ritengono necessarie per contenere la diffusione del virus nell'ambito di luoghi di lavoro. Anche questo credito d'imposta sarà meglio evidenziato in uno o più decreti attuativi che saranno emanati dal Ministero dell'Economia e Finanze in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi vediamo che tutti questi decreti, o meglio, crediti d'imposta, provvedimenti usciti, abbisognano di un provvedimento attuativo, quindi diciamo burocrazia che si va a crescere prima di poterlo sfruttare effettivamente. Anche questo credito d'imposta è utilizzabile nel 2021, perché parliamo di un qualcosa che sorge nel 2020 e che quindi potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2020 che andremo a redigere a Dio piacendo nel 2021. Utilizzo esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Un altro articolo, e ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento, riguarda il bonus mobilità per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici. Ci spieghiamo meglio. Nell'ambito di una, diciamo, di un gradimento della mobilità sostenibile fatta di mezzi elettrici piuttosto che mezzi inquinanti, è stato pensato un bonus mobilità dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, quindi per tutto questo periodo del 2020. Un bonus pari a 500 euro o al 60% della spesa riguardante l'acquisto di biciclette o cicli elettrici o monopattini o utilizzo di servizi a utilità condivisa ad uso individuale. Quindi, diciamo, questa è la particolarità del prodotto cui segue questo bonus. A chi spetta questo bonus? Non certo a tutti, la norma si riferisce a due particolarità, una che l'acquisto può essere effettuato per il momento in qualsiasi negozio e se la seconda è che spetta solamente ai maggiorenni residenti. Ma residenti dove? Allora la norma ha specificato quindi capoluoghi di provincia, città metropolitane, città con più di 60.000 abitanti. Ecco, quindi questa è una discriminazione che è stata utilizzata, anche perché i fondi sono naturalmente limitati, ridotti, non è che tutti possono accedere, anzi ci sarà anche qui un provvedimento che spiegherà meglio come va utilizzato questo bonus. Infatti, come per tutte le cose di questi decreti che si sono succeduti in questo disgraziato periodo, nel termine di 30 o di 60 giorni, ma questo è il caso di 60 giorni, verrà emanato un provvedimento attuativo che definisce modalità e termine per l'ottenimento e l'erogazione dei benefici. Chiudiamo dicendo che cosa succederà nel 2021 per questo bonus mobilità. C'è un qualcosa che va a sostituire il bonus mobilità per il solo 2020. Si parla perché poi vedremo la fattibilità, ci sono molto spesso norme che dovrebbero entrare in vigore l'anno successivo, ma poi di fatto possono venire anche stralciate con un colpo di spugna in odore di finanziaria o chissà per quali motivi. Per oggi è previsto questo, che il bonus mobilità sarà pari a 1.500 per le autovetture e a 500 euro per i motocicli. In che caso?
nel caso in cui c'è una rottamazione del mezzo, cioè di autovetture fino alla classe 3 e motocicli fino a classe 2 e Euro 3 a due tempi. E quindi questo bonus toccherà l'anno 2021, quindi non ne parliamo adesso, ne dovremmo parlare più avanti, e questo bonus sarà utilizzato per abbonamenti al trasporto pubblico, biciclette a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione elettrica e servizi di mobilità condivisa ad uso industriale. Anche in questo caso si attenderà il solito decreto attuativo interministeriale. Io vi ringrazio dell'attenzione, siamo ormai in prossimità del mese di giugno, per cui la prossima puntata sarà obbligatoriamente dedicata all'IMU, che rappresenta anche la prima scadenza fiscale vera e propria, perché il 16 giugno, se non ci dovessero essere notizie di proroghe o di differimenti particolari, il contribuente italiano sarà chiamato alla cassa per l'acconto IMU 2020. Vi ringrazio dell'attenzione, l'appuntamento è a sabato prossimo. Buon fine settimana!